Come ogni anno torna puntualmente la fatidica domanda: che fai a Ferragosto? I sulmonesi stanno provando a rispondere a questo quesito organizzando uscite fuori porta con amici e familiari. Mare, montagna e lavoro, questo è il programma dei sulmonesi per la festa dell'Assunta, che si accontentano di trascorrere una giornata diversa in compagnia delle persone più care, visti i tempi. Due sulmonesi nel nostro sondaggio hanno detto di preferire la spiaggia alla montagna. Ferragosto sarò al mare con la mia famiglia, tutti cucineranno cose buonissime, io sarò l'unica che comprerà un cocomero, lo affetterà e buon appetito a tutti! Andrò al mare. In compagnia, da solo? Sì, con gli amici, passano una giornata al mare. C'è chi non se la sente di lasciare le abitudini e trascorrerà il Ferragosto, come la tradizione, a Passo San Leonardo. Penso andremo con gli amici in montagna, come diciamo si fa di solito qui in zona, a Passo San Leonardo. Un intervistato varcherà i confini territoriali per raggiungere Torino. Ovviamente anche quest'anno non mancano gli indecisi, coloro che sceglieranno cosa fare solo il 14 sera, aspettando altri input da amici e conoscenti. A Torino allo Juventus Stadium. Ma come mai proprio il 15 agosto? Perché se non si ama la Juventus in queste date, quando si deve amare? Guarda, devo scegliere tra le varie località, quindi devo vedere tra mare, montagna e non so che cos'altro. Ferragosto cosa? Ferragosto si lavora, come sempre. La maggior parte nel frattempo comincia a fare gli scongiuri, sperando che anche il tempo accompagni la giornata del 15 agosto.